Buonasera, Don Walter, probabilmente con un eccesso di fiducia nei confronti della mia persona, mi ha chiesto di accompagnarvi in questa quaresima nella riscoperta dei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo di Giovanni, capitoli che il nostro arcivescovo nel suo piano pastorale ci ha invitato quest'anno a riscoprire, a ripensare. E sono capitoli importanti perché Gesù parla ai suoi discepoli, lui ancora vivo, sono gli ultimi giorni della sua esperienza terrena, parla ai suoi discepoli come se lui non fosse più in mezzo a loro. E dice delle cose, delle situazioni che sarebbero capitate quando lui non sarebbe morto, situazioni peraltro che la primitiva comunità cristiana stava vivendo in quel momento. Situazioni che anche noi oggi viviamo. E Gesù in questi capitoli indica delle posture, io le chiamo così, e cosa vuol dire? Indica alcuni orientamenti di fondo che i cristiani devono avere, alcune scialuppe di salvataggio, alcune risorse da mettere in gioco. Sono inseriti nel Vangelo, sapete parola che vuol dire bella notizia, perché il contenuto di fondo di questi capitoli, come per tutto il Vangelo peraltro, potrebbe essere riassunto così. È Gesù che dice: non temete, espressione questa, non temete, che nella Bibbia la troviamo 365 volte, cioè una volta per ogni giorno dell'anno. Ecco, non temete, dice Gesù. Io non vi risparmio difficoltà, prove, disorientamenti, ma se voi non perdete di vista le cose che io vi sto dicendo, che sono proprio essenziali, ciò che potrà sembrare un handicap, una difficoltà, può trasformarsi in risorsa, in un processo di crescita. Per cui Gesù ci dice delle cose davvero importanti. Vi dico i titoli a mo' di introduzione. Di queste otto posture, ne vedremo due per sera, a mo' di carotaggio nella lettura dei Vangeli, del capitolo 13-17, perché non si può leggere per esteso tutto. La prima postura, Gesù dice, lavatevi i piedi. La seconda postura, bisogna fare pace con le proprie debolezze. Tre, affrontare i tempi duri. Quattro, far conto sul paraclito. 5. Stare legati a Gesù. 6. Cercate l'amore con la maiuscola. Settima postura. Parto e non agonia. Ottava postura. Io ho vinto il mondo. Questa sera vediamo le prime due posture. Ecco. La prima, lavarsi i piedi. Avete in mente tutti l'episodio, peraltro raccontato solo nel Vangelo di Giovanni, che Gesù lava i piedi ai suoi discepoli. Ecco, leggiamo nel capitolo 13, versetto dal 12 al 15. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse loro: capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il maestro e il signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Questo gesto di Gesù che lava i piedi è il penultimo grande gesto di Gesù. L'ultimo sarebbe stato la discesa agli inferi. Sarebbe interessante commentare, ma non ne abbiamo il tempo. Anche in questo gesto c'è lo svelamento di un chiodo fisso di Dio. Dio ha questa cosa in mente. Io voglio essere utile. Io voglio servire. Perché se servo solo a me stesso, non servo a niente, a nessuno. Ed è la ragione per cui ha creato l'uomo, sapendo che avrebbe creato mica pochi problemi per lui. Dio crea l'uomo per servire all'uomo.
siamo lontani dalla definizione del catechismo di Pio X, che magari le persone più anziane come me hanno imparato a memoria, alla domanda perché Dio ci ha creati? La risposta era: Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo nell'altro, in paradiso. È una risposta che non tiene conto del Vangelo, non si leggeva più il Vangelo, perché il Dio del Vangelo è quello che del brano che abbiamo letto, no? Che lava i piedi, che era un lavoro di un servo. È una risposta che si allinea con una generica religiosità molto simile alla religiosità dei musulmani. La parola musulmano vuol dire letteralmente sottomesso. La religione cristiana non è di sottomessi, non è l'indicazione di gesti per servire Dio, ma è la scoperta che Dio si mette al nostro servizio. E quindi non si nasconde dietro dei ruoli, dice Gesù, io sono il maestro. Per cui insomma il maestro è maestro, sta in cattedra, no? Sul piedestallo. No, io sono il maestro eppure lavo i piedi a voi, faccio il lavoro del servo, anzi, dello schiavo. E questo servire è una dinamica reciproca, perché Dio serve, ma si fa anche servire. Quando Dio si presenta al mondo, si fa bambino, che ha bisogno del servizio di tutti, perfino dei pastori. Non è un Dio che basta a se stesso. Ha bisogno di qualcuno che si faccia utile a Lui. Sto pensando anche all'esperienza molto pratica, no? Di tanti genitori che quante volte hanno servito i loro bambini in tutto e per tutto. Diventati anziani, non autosufficienti, si capovolgono i ruoli. I figli si prendono cura dei loro genitori come i loro genitori si sono presi cura di loro quando erano bambini, perché i loro genitori hanno bisogno in tutto e per tutto di essere serviti. E questo è quello che fa Dio. Peraltro venendo incontro e svelando una delle esigenze più profonde che è dentro ciascun uomo, a prescindere dalla sua fede, dai suoi ruoli, no, dalle sue credenziali. Uno dei bisogni di fondo dell'uomo è proprio questo, del dire io devo servire a qualcuno. Perché una delle cose più disarmanti che ti rattristano è quello di dire ma io, la mia vita, non serve più niente a nessuno. Ed è brutto, che uno pensa che dice no, importante nella vita avere tanto personale di servizio, perché io me lo posso permettere, avere tanti servi. No, la cosa più importante della vita è che trovare il modo di servire a qualcuno, perché noi siamo fatti immagine e somiglianza di Dio, E Dio ha scelto di servire l'uomo, anche in questo gesto del lavare i piedi ai suoi discepoli. E poi abbiamo sentito che Gesù dice fate questo in memoria di me. Per la verità è anche voi facciate come io ho fatto a voi. Credo che sappiate che nel Vangelo di Giovanni non si racconta l'istituzione dell'Eucaristia come negli altri tre Vangeli sinottici, ma al posto dell'istituzione dell'Eucaristia c'è proprio questo gesto di Gesù, la lavanda dei piedi, che però si concludono con la stessa espressione. Gesù inventa l'Eucaristia, poi dice fate questo in memoria di me. Gesù lava i piedi e dice fate questo in memoria di me. Perché se no, diversamente, se noi celebriamo solo l'Eucaristia ma poi non ci laviamo i piedi in sua memoria, come ha fatto lui, riduciamo il culto a una cosa a sé stante, un po' intimistica. Non diventa l'Eucaristia la sorgente di energia, di motivazione per poter fare la cosa più importante, che è servire gli altri. Per cui il vertice non è celebrare la messa, ma è trovare nella messa, nella celebrazione dell'Eucaristia, il gesto, la forza di fare quello che Gesù ha fatto.
di essere utili agli altri, fino addirittura nella sua voglia di essere utile, di morire, di perdere la sua dignità divina sulla croce. Allora, nell'Eucaristia noi troviamo una spinta per cercare di imitare Gesù. Significa allora che Gesù non si rende presente soltanto nell'Eucaristia, nella presenza reale, dove per carità certamente è fondamentale, no? Gesù si rende presente nell'Eucaristia che noi veneriamo, adoriamo, riteniamo un dono straordinariamente grande. Gesù, lo dice lui stesso, si rende presente anche quando due o tre si riuniscono nel suo nome, senza celebrare la messa. Si riuniscono nel suo nome, cercando di essere in sintonia con la sua spiritualità. Oppure si dice anche dove c'è amore, c'è Dio. Gesù si rende presente laddove c'è un gesto d'amore, che letto nella prospettiva del lavare i piedi, quando qualcuno ha il coraggio di mettersi a servizio degli altri, invece che servirsi degli altri. Allora, per concludere questa prima postura, l'obiettivo primo della Chiesa, come comunità cristiana, non è portare tanta gente in Chiesa. L'obiettivo primo della Chiesa è di aiutare la gente, innanzitutto quelli che vengono in Chiesa, ma non solo, a trovare motivazioni, voglia per servirsi gli uni gli altri, perché questo è quello che fa la differenza. Seconda postura, ed è per questa sera, la prima sera conclusiva, il titolo è Fare pace con le proprie debolezze. Prendiamo spunto dall'esperienza di Giuda e di Pietro. Sempre nel capitolo 13, al versetti 21-26, si dice: dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora, uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: Signore, chi è? Rispose Gesù: è colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. E poi invece la figura di Pietro, al capitolo di Giovanni, capitolo 13, versetti 37-38, Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità io ti dico, non canterai il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato tre volte. Allora, queste sottolineature su queste due figure, Pietro poi è la figura centrale, il capo, no? Mettendo il dito sulle loro debolezze, non è da parte dell'Evangelista, tantomeno di Gesù, non è un atto d'accusa, è il dire da parte del Vangelo, raffigurando, esprimendo i sentimenti di Gesù. Gesù dice: guarda, io lo so che siete deboli, io metto in conto tradimenti, io metto in conto rinnegamenti, io metto in conto che non avete capito niente, perché anche gli altri, che pure da discepoli, no? Ha fatto fuggi generale, ma non solo per paura di persecuzioni, ma perché scombussolati, ma come Gesù non è capace di salvare se stesso? Abbiamo preso un granchio, un abbaglio, noi pensavamo di aver trovato finalmente quello che ci risolveva i problemi, ma questo qui non scende dalla croce, no? Gesù ha messo in conto tutte queste cose.
Eppure, vedete, Gesù non seleziona il personale dell'azienda chiesa, perché da questo punto di vista qui si dimostra poco abile, perché ha scelto Pietro come presidente delegato di questa azienda chiesa, Giuda come amministratore delegato, insomma non ha fatto proprio delle scelte molto oculate, ma perché Gesù mette in conto le nostre debolezze, le nostre cadute, la nostra vulnerabilità. Non rimane stupito di questa cosa. Allora teniamoci via dalla testa l'idea di un Dio che è turbato e si arrabbia perché noi siamo indegni. Lo sentiremo nel Vangelo. Gesù è venuto per i malati, non per i sani. Gesù non dice, no, io ho una certa dignità, devo essere circondati da persone di un certo livello, dai puri. E non è che Gesù ha scelto Pietro e Giuda e i discepoli che hanno fatto il fuggi-fuggi generale perché è per sbaglio. È una scelta precisa. La maggior parte del tempo, dei 3 anni di vita pubblica, Gesù l'ha spesa in mezzo ai malati che erano considerati dei castigati da Dio, in mezzo ai pubblicani e alle prostitute, no? Quindi delle persone indegne di Dio. Ecco, però Gesù, su questo siamo sicuri, non era certamente in sintonia col perbenismo dei farisei. Siamo noi che presentiamo un Dio perbenista, per cui quanti discorsi sull'essere degno o indegno di fare la comunione, di andare in chiesa, tu non sei degno di... Non è una preoccupazione di Dio. Dio sa bene che noi siamo un impasto, un miscuglio di Pietro, di Giuda, della folla, di Pilato, dei falsi credenti quali erano i farisei, i sacerdoti, ma anche nello stesso tempo un miscuglio del buon samaritano, del buon ladrone, del figlio del prodigo quando se ne va da casa, ma anche quando torna indietro da casa. Dio sa, perché è onnisciente. Dio sa, conosce le nostre debolezze, ma non perché poi ce le rinfaccia, ci punta il dito contro, oppure chiude gli occhi, dice io so, saprei, no, ma faccio finta di niente, no, perché sono buono. No, no, Dio vede, vede le nostre miserie, le nostre debolezze, ma vede anche la possibilità, gli appigli potenziali. No? Vede anche le ragioni per cui rinnovare una fiducia verso di noi, che siamo persone tutt'altro che affidabili. Dio sa e ci ama così come siamo. Siamo noi, vedete, che non ci amiamo così come siamo. Che a volte anche all'interno della comunità cristiana, del mondo, selezioniamo quelli che sono... E facciamo lo screening, no? Scremiamo quelli che sono, cioè, quegli altri, vabbè, ormai sono persi, cosa vuoi, cioè, no? Neanche Giuda sarebbe stato perso davanti a Dio. Dio sa e ci ama così come siamo. E allora proprio le figure di Pietro e di Giuda, no? Sono delle indicazioni a far sì che anche noi ci amiamo per come siamo. Ci amiamo in senso comunitario, che accettiamo le persone così come sono, ma ancor prima, e questo non è sempre così semplice, amiamo ciascuno di noi se stessi. Perché il comandamento ama il prossimo come te stesso è di una profondità straordinaria. Tante volte noi non siamo capaci di amare gli altri e quindi di perdonarli, di scusarli, di dare fiducia. Perché non ci amiamo, tu non ami te stesso, non ti dai fiducia, non sei capace di perdonarti le tue debolezze, vuoi camuffare, nascondere queste tue debolezze. Bene, ci vedremo la prossima volta con altre due posture.